Questa sera parliamo della comunicazione assertiva per migliorare o per gestire meglio le relazioni. E devo dire grazie, mi pare fosse Cristina. Scusa se non mi ricordo più chi l'abbia propinata, ma ed adesso tutte quelle che sono state suggerite le trattiamo tutti gli argomenti proprio uno dopo l'altro, sequenzialmente. E iniziamo pure già a considerare anche l'argomento di cui parleremo tra 2 settimane, che si collega moltissimo a questo, alla comunicazione assertiva per gestire al meglio le relazioni, che è la comunicazione con il sé. E devo dire grazie a Anto, se non sbaglio. E sono 2 argomenti simili ma non uguali. Ciao Felicetta. Ma iniziamo a. E tra l'altro iniziate pure a fare domande, a commentare, tutto un po' a far sì che la diretta diventi viva. Ma definiamo a grandi linee, ovviamente, che cos'è la comunicazione e cos'è la comunicazione assertiva e perché la comunicazione assertiva è molto efficace per gestire al meglio le relazioni. La comunicazione è, in poche parole, e condivisione. Comunicare vuol dire mettere in comune, condividere. E io ritengo che la vita è comunicazione, la vita è condivisione. Cioè in ogni istante della nostra vita noi stiamo condividendo con qualcuno e anche con il sé, lo vedremo poi più a fondo, ma comunichiamo sempre qualcosa di noi. E tra l'altro, noi non comunichiamo solamente con le parole, anzi, la comunicazione verbale, a quanto pare, conta tanto quanto dal 5 al 7% della comunicazione completa, perché la maggior parte della nostra comunicazione è paraverbale, e cioè è costituita da tutto quello che non è. Che non è linguaggio, per cui la nostra postura, fisica, le nostre espressioni, ma anche le nostre microespressioni, cioè quelle espressioni che sono così piccole, sono proprio microscopiche, che consciamente magari non vengono rilevate, ma a livello inconscio vengono rilevate come? E questo cosa ci dice? Questo ci dice che se noi. E poi comunque c'è quella comunicazione che io la definisco animica, cioè quella proprio puramente energetica, inconscia, ma non per questo non efficace, non reale. Faccio un esempio, è proprio perché comunque il nostro corpo non mente, non può mentire, perché il nostro corpo è a diretto contatto con la nostra mente, è praticamente l'estensione della nostra anima, ma anche della nostra mente. Per cui in ogni istante, a seconda dei pensieri che possono essere consci o inconsci, e normalmente i pensieri generano delle emozioni, a seconda della qualità dei pensieri e delle emozioni, il nostro corpo assume certe caratteristiche. E per cui una cosa molto importante quando comunichiamo sempre è che la comunicazione sia coerente, cioè che quello che sentiamo sia coerente con quello che diciamo, perché quando la comunicazione non è coerente, noi, proprio noi stessi, non siamo centrati e comunque quello proprio che comunichiamo agli altri è incongruente. Per cui sì, e la comunicazione, appunto, dicevo, è relazione e noi non possiamo non comunicare. Anche un silenzio comunica qualcosa, anche un silenzio sta dicendo un qualcosa di noi, sicuramente che non vogliamo comunicare, cioè aprirci e parlare con gli altri, e magari denota anche un nostro stato d'animo e così via. E un'altra cosa che vorrei anche far notare della comunicazione, e vorrei condividere questa cosa che ho sperimentato in prima persona, e tra l'altro la condivido e chiedo anche a voi il vostro parere. E secondo me questa cosa che mi è successa è, come l'ho interpretata io ovviamente, è una dimostrazione di quanto noi comunichiamo più col silenzio, cioè
animicamente noi veramente comunichiamo di più col silenzio che con le parole. Vi spiego perché dico questo in base a un'esperienza che ho avuto. Qui si parla di diversi anni fa, tanti anni fa, non saprei dirvi, magari anche 10 anni fa. E ho fatto un ritiro Vipassana, o Vipassana, non so come si dice in italiano, poco importa, in Inghilterra. In un ritiro durante il quale si stava 11 giorni, però per 10 giorni pieni, metti che ne so, arrivi il primo giorno di pomeriggio e dalle 8 di sera di quel primo giorno fino alle 8 di sera dell'ultimo giorno, del decimo giorno, non si può assolutamente parlare con nessuno. Bisogna addirittura meglio evitare il contatto visivo con gli altri, si medita 10 ore al giorno, ci si sveglia alle 4 ore e mezza di mattino e così via. Cioè, insomma, un ritiro dove il silenzio è imperativo. E io dividevo la camera con questo ragazzo. Questo ragazzo, metti che abbiamo parlato, metti dalle 5 del pomeriggio fino alle 8, quando iniziava il periodo di silenzio completo. E abbiamo parlato, abbiamo condiviso storie, mi dice: "Ah, io sono venuto perché la mia ragazza era venuta, le era piaciuto tanto, io non sono un meditatore, non so cosa aspettarmi da questa cosa, però voglio provare, a lei ha dato tanto" e così via, no? Poi non ci siamo parlati, ovviamente, e non sono più sicuro, non sono sicuro se fosse il terzo o il quarto giorno. Cos'è successo? È successo che, tra l'altro, chiunque di noi, quando non voleva più, se non voleva continuare perché comunque è tosta e tra l'altro non hai accesso al telefono, per cui non hai accesso col mondo esterno, chi vuole andarsene può andarsene in qualsiasi momento. E non so più se fosse il terzo o il quarto giorno, mi alzo, mi lavo, vado a fare la prima sessione meditativa, torno, lui non c'era, ma non ci ho pensato, ho detto boh. Comunque lui c'era ancora. Quando sono tornato prima di pranzo per la dalla seconda sessione meditativa, vedo che la sua roba non c'era più e mi aveva lasciato, secondo me, come saluto, no? Un arancio sul mio letto. Oh, veramente mi sono commosso, ma di tristezza, cioè mi è mancato, mi sono messo a piangere. Non è durato tanto, cioè poi mi è passata, ma per qualche minuto è stato molto, molto intenso, cioè proprio come una persona a me vicina, a me cara, mi avesse lasciato. E mi sono poi chiesto, ma come mai? Cioè una persona che io non conoscevo, comunque, cioè abbiamo solo parlato un po' del più e del meno. E ho interpretato la cosa come se noi, proprio forse perché non abbiamo parlato, ma eravamo in uno stato molto presente, in uno stato meditativo, per quei 3-4 giorni o che fossero stati, secondo me noi ci siamo connessi tanto, noi abbiamo comunicato tanto, e a livello molto profondo, perché mi ricordo proprio cioè, piangere così, proprio come quando ti lascia una persona cara. Ecco, questo per dire che la comunicazione vera, profonda, animica, e poi ne parleremo molto di più, la sperimenteremo anche le prossime 2 settimane quando parleremo della comunicazione con il sé. È la comunicazione che avviene senza che noi usiamo la testa, cioè senza che noi dobbiamo elaborare nessuna informazione. Quando noi contempliamo, quando noi ascoltiamo, in effetti, uno dei pilastri fondamentali proprio della comunicazione assertiva. E cosa vuol dire assertiva? Assertivo vuol dire positivo, vuol dire propositivo, vuol dire una cosa, sicuro una parola grossa, perché comunque noi possiamo comunicare in modo assertivo, pur avendo dei gran dubbi, ma è una comunicazione che asserisce, cioè che dichiara qualcosa di concreto, di chiaro, di oggettivo. Ecco, per cui per riuscire, ciao Yasna, per riuscire a comunicare in modo assertivo, e vuol dire in modo obiettivo, in modo presente, una delle cose che è determinanti è essere capaci a ascoltare. Perché comunque, si sa che,
equivale alla regola del 20-80, cioè l'80% dei risultati soddisfacenti viene dato da quel 20% che noi facciamo bene. E quando noi comunichiamo, sarebbe bene che tenessimo a mente questo, cioè quando noi comunichiamo, anche se pensiamo alla comunicazione come uno scambio di informazioni, se noi riuscissimo a per l'80% del tempo che noi trascorriamo con qualcuno, se noi passassimo l'80% ad ascoltare attivamente, qui si parla di un ascolto attivo, cioè io sono presente, sono in uno stato di presenza tale che è quasi meditativo, no? Certo, la meditazione ufficiale è una cosa bellissima, una cosa efficacissima, ciò non toglie che se devo consigliare di meditare formalmente anche 2 o 3 ore al giorno, poi per il resto del giorno non sforzarsi, allenarsi a essere presenti, io consiglierei piuttosto non meditare formalmente neanche 10 minuti, ma allenati in ogni momento della giornata a essere presente, cioè a far sì che la tua vita sia una esperienza meditativa. Ecco, tutte le volte che noi comunichiamo con qualcuno, ricordatevi, proponetevela adesso. Intenzionalmente proponiamoci di utilizzarla come una meditazione. Ciò implica che per almeno l'80% di quel tempo noi stiamo veramente solo ascoltando, mettiamo da parte i nostri preconcetti, non pensiamo a quello che vorremmo rispondere o che dovremmo rispondere o che vorrebbero che rispondessimo, ma semplicemente ascoltiamo. Se riusciamo a fare questo, noi durante quella presenza e quell'ascolto attivo che abbiamo, noi riusciamo poi a comunicare, a dire qualcosa che è appropriato, perché durante quel tempo noi ci siamo comunque connessi con il nostro sé sicuramente, ma anche con il sé dell'altra persona e anche con, a me piace considerarlo il campo conoscitivo, l'intelligenza universale, cioè quel qualcosa che si interpone tra di noi, che sa quello che è opportuno, lo scambio che è opportuno che ci sia tra di noi, cioè cosa va bene, cosa possiamo condividere entrambi per migliorare la vita di entrambi noi e magari anche di tutto l'universo. Per cui, ecco, una cosa principale è essere che per avere una comunicazione assertiva e tra l'altro per gestire meglio le relazioni, sicuramente, è quella di riuscire ad ascoltare. Maria dice con il divino, sì, esattamente, perché noi quando siamo in uno stato di presenza, sia che stiamo meditando formalmente, sia che siamo presenti a qualcuno, noi stiamo già facendo un dono. Il presente è un dono. Noi quando siamo presenti, siamo a qualcuno, facciamo veramente un dono. E guardate, lavorando con le persone, no? Ovviamente sai quello che devi sapere, la teoria che stai utilizzando è importantissima, ma alla fine quello che aiuta di più è veramente l'intuito, l'ascolto, perché ma penso sia successo a tutti voi, condividete, fatemi sapere se vi rivedete in questa cosa, di quando stai parlando con qualcuno e non sai neanche, non sa non, non, dovessi dire non... non Non sai da dove ti è arrivata quell'informazione o quell'istinto di dire qualcosa che è opportuno, che aiuta l'altra persona. Ecco, di solito questo capita quando noi siamo presenti, quando noi siamo connessi sicuramente con il nostro sé, ma con il sé universale e con l'altra persona. E come dico sempre, perché secondo me l'altra persona è un'estensione di noi stessi e siamo anche lì il sé, connettiamoci con il sé. Qual è il sé? Il piccolo sé mio o il sé di me e voi o il sé di tutti? No? E la cosa, la determinante direi per fare questo è proprio la presenza, cioè esserci, il sentire. Questo fa sì, questo è l'ingrediente, oserei dire proprio determinante, principale per una comunicazione assertiva. Ma non basta. Non basta, nel senso che quando noi comunichiamo una cosa anche importante è l'intenzionalità. Cioè è importante e tanto più se vogliamo avere una comunicazione assertiva, cioè propositiva o che dichiara qualcosa,
dobbiamo sapere che intenzione abbiamo da questa, che intenzione, qual è l'intenzionalità della nostra comunicazione. Ecco, vi faccio un esempio. E l'intenzionalità è anche un qualcosa basato sull'emotività, cioè proprio perché noi comunichiamo tanto di più con il corpo, con le emozioni, con l'energia che con le parole, potrebbe essere molto utile chiederci e avere chiaro, prima di parlare con qualcuno, ciao Elena, prima di parlare con qualcuno, qual è il nostro stato emotivo e cosa intendiamo che questa interazione porti. È importante questo, cioè io intendo avere una comunicazione che porta alla serenità, alla comprensione o al rimprovero o all'aggressività. È importante. Tra l'altro, assertivo, facciamo anche una distinzione molto, molto determinante tra essere assertivi ed essere aggressivi. Essere aggressivi. Quando noi siamo aggressivi, quando abbiamo paura, quando siamo insicuri e allora attacchiamo e allora magari giudichiamo direttamente o indirettamente perché abbiamo paura, temiamo, allora siamo aggressivi. Noi siamo invece assertivi quando siamo fermi, magari siamo anche forti, siamo potenti, cioè siamo radicati, gli altri non possono smuoverci più di tanto perché noi sappiamo quello che stiamo comunicando. Che ci ricolleghiamo alla partenza, perché noi siamo presenti. Quando noi siamo presenti, siamo ben radicati e siamo assertivi. Ok, comunque dicevo, sapere già prima qual è l'intenzionalità e il fine della nostra comunicazione fa sì che poi tutto il resto fluisca molto più facilmente. Un altro consiglio che mi viene di dare è soprattutto quando comunichiamo con le persone, quando ci relazioniamo con le persone, e ciao Anto, ecco, sei tu che parlavi del connetterci con sé, con il sé, ne parleremo la prossima volta più a fondo. Quando noi comunichiamo con le persone, è importante parlare in prima persona. Vi faccio un esempio, e dire, soprattutto quando dobbiamo discutere magari di un qualcosa che è successo o dobbiamo chiarirci a livello relazionale. È molto importante dire sempre, essere allora primo obiettivi, il più obiettivi possibili, cioè immaginate di essere una telecamera che dichiara quello che è successo, cioè per esempio abbiamo avuto una discussione con qualcuno, ecco dire ti ricordi quando tu hai preso la borsa, ti sei alzata, ti ricordi quando tu hai detto bla bla bla, e io ho detto bla bla bla, io ho interpretato quello che tu hai detto, hai fatto in questo modo, come se tu mi volessi dire ma vaffan bagno, come se a te non importasse tanto di me, e io, di nuovo, due io sono importanti, mi sono sentito, io ho provato questa emozione, mi sono sentito emotivamente triste, arrabbiato. Ok? Questo è determinante. Perché? Perché se noi non facciamo attenzione a comunicare anche verbalmente quello che io ho provato e quello che io ho interpretato che ha generato l'emozione, l'altra persona, tanto più se c'è stato un diverbio o magari un'incomprensione, si sente giudicata. Per cui attenzione mai e poi mai, e se lo fate, ma io ero il re di queste cose una volta, adesso faccio molta più attenzione. Fate attenzione a non dire mai, per esempio, quando tu hai detto mi hai fatto sentire, quando tu hai detto mi hai fatto arrabbiare, mi ha fatto arrabbiare il tuo comportamento. No, quando iniziamo una conversazione così, abbiamo già perso l'altra persona, nel senso che l'altra persona si sente accusata. Si sente accusata e si sente responsabile del nostro stato emotivo, che potrebbe sembrare essere così, ma non lo è. Lo è finché noi non raggiungiamo uno certo grado superiore di consapevolezza, cioè finché noi lo è, finché noi ci rendiamo conto e responsabili che il nostro stato emotivo è sempre, ma dico
solo il 100% delle volte generato dalla nostra intima interpretazione riguardo a quello che è successo, che ci piaccia o no. Fare questa cosa è una cosa potentissima. Perché? Perché primo toglie potere all'altra persona, alla quale noi diamo la cosa più preziosa che abbiamo, la nostra emotività in mano, dire tu hai il potere di farmi stare bene e farmi star male. Ma non è così, però ce ne accorgiamo quando noi iniziamo, e ci vuole un attimo, è un allenamento, quando noi ci alleniamo a capire che ok, tu hai fatto quello che hai fatto, io l'ho interpretato in questo modo e io mi sono sentito così. Fatelo questo esercizio. Adesso ecco, se avete avuto un'incomprensione con qualcuno, seriamente lo dico. Appena finite la diretta o quando appena potete, è una di quelle cose come le docce fredde che faccio fare io, però che dovete fare, e chiamate qualcuno e dite: ma ti ricordi quando hai fatto, fa di essere obiettivo, quando hai fatto, hai detto, io ho detto, fatto. Io mi sono sentito così perché io ho interpretato quello che hai fatto in questo modo. Quando, se noi parlassimo, comunicassimo sempre, questo è un modo assertivo di parlare, se noi comunicassimo sempre in questo modo, noi daremmo l'opportunità agli altri, cosa? Di essere presenti e di ricevere una comunicazione che, credetemi, io non penso che magari nessuno abbia mai donato loro in questo modo. Perché noi viviamo in un mondo, purtroppo, e io batto sempre un po' lì, perché secondo me, non lo dico per dire, il giudizio, il pregiudizio è il seme della sofferenza. Se c'è una cosa di cui tutti abbiamo il terrore supremo, è proprio quella di essere giudicati. Se noi sapessimo comunicare in modo assertivo, ma calmo, obiettivo e delicato, completo e chiaro, noi non giudicheremmo nessuno. Noi diremmo: quando tu ti sei comportato così, io mi sono sentito così perché io l'ho interpretato in questo modo. E ripeto sempre le stesse cose, ragazzi, perché ci vuole un po' prima che arrivino, che atterrino in voi e cambino queste strutture mentali. Perché è veramente un cambio di paradigma che quando l'hai capito, vedi le cose e dici: cavolo, ma è facilissimo, vedo il mondo, le relazioni in un altro modo, ve lo assicuro. Però non è così scontato, per quello che io ripeto e lo ripeto e lo ripeto e lo faccio apposta. Perché se io dicessi le cose una volta sola, qualcuno capisce, ma più o meno, però la mente poi tac, esce un po' dal binario, poi torna sul suo groove e continua a fare la stessa cosa. Ma se io ti faccio uscire un attimo, poi di nuovo, magari si instaura un solco un po' diverso, neurologico, e tu è più facile che veramente capisci questa cosa, che dici: ma sì, ho capito forse come si fa questa cosa, e prova a comunicare così con qualcun altro, ok? Per cui, in tutti i contesti, ricordati che mettiti pure al centro di quello che senti e comunicalo. Io mi sento così perché io ho interpretato questa cosa in questo modo. E provare per credere, potresti veramente rimanere stupito, stupita, stupitissimo, stupitissima da come l'altra persona o le altre persone ti dicono: oh cavolo, capodanno dal pero. Prima di tutto le spiazzi comunque perché non le giudichi e le parli in un modo che non si sono mai sentiti parlare, per cui li tieni presenti, non li fai andare, uscire, andare nella mente che si fanno le storie e si devono difendere. E molto probabilmente si aprono, ti dicono: no, guarda che io intendevo magari un'altra cosa. Però questa adesso stiamo ipotizzando troppo, provare per credere. Poi la comunicazione assertiva deve anche essere completa, appunto completa, trasparente, ci deve essere io. Dobbiamo anche, la comunicazione assertiva deve essere anche, implica essere capaci a dire dei no. A dire dei no come se noi stessimo dicendo dei sì. Mi spiego. È difficile, è una delle cose più difficili per tutti forse il dire il no, il comunicare il no. Ma dobbiamo, è bene tenere a mente che quando noi diciamo no a qualcuno, cioè se noi diciamo sì a qualcuno e vorremmo dire un no, noi diciamo un sì a quella persona, ma diciamo no a noi e diciamo anche no a magari qualcun altro con il quale o altri avremmo potuto fare qualcos'altro. Cioè, dietro ogni sì c'è un no e dietro ogni no c'è un sì. Ok? Per cui quando noi, se noi non ci sentiamo di dire no a qualcuno, se facciamo fatica e non ce la sentiamo, noi pensiamo: ma a chi vorrei dire sì? E
E sicuramente è un sì che voglio dire a me. Per esempio, se mi chiedono di andare al cinema e io non me la sento, dico no, non me la sento. Io dico sì a me, oppure no perché vorrei fare qualcos'altro con qualcun altro. Io dico quel sì a qualcun altro. Ma la cosa magica veramente è che, allora, quando noi diciamo dei sì e vorremmo dire dei no, e sicuramente quella è la comunicazione passiva, manipolatrice, non assertiva, noi stiamo ingabbiando noi stessi, ma anche l'altra persona. Perché? Perché noi stiamo alimentando energeticamente un circolo vizioso. Noi stiamo dicendo agli altri, io, perché, ripeto, noi a livello animico comunichiamo tutto, sentiamo tutto, magari non siamo consapevoli, ma sappiamo tutto. Noi stiamo comunque alimentiamo un circolo vizioso, non virtuoso, e stiamo dicendo all'altro, io mento e ti do anche la licenza di mentire, ok? Sono tuo complice. Quando invece scegliamo di dire no, perché onoriamo quello che sentiamo, non me la sento, e diciamo no, non guarda, mi spiace, ma non me la sento, non voglio, comunque diciamo un no. Cosa succede? Succede che noi abbiamo detto no, magari l'altra persona subito si risente, però cosa comunichiamo indirettamente? Comunichiamo che diamo, è come se dessimo il permesso all'altra persona di dirci un no la prossima volta e va bene così e non intaccherà quel loro no la nostra relazione. E noi comunque possiamo vedere che se quel no intacca la relazione. Ma se una relazione stabile abbastanza non viene intaccata da un no. E poi comunque c'è anche da dire che dipende anche da come diciamo questa cosa, questo no. Cioè, noi possiamo veramente dire, guarda, ti voglio veramente bene, mi piace fare tante cose con te, ma guarda, veramente non me la sento, preferisco fare qualcos'altro. No, quando diamo il motivo per cui non ci sentiamo di fare una cosa, qual è il problema? Ok, anche qui. È un allenamento, sono queste cose che se non siamo abituati a fare è difficile. Le prime volte sono difficili, ma riuscire a comunicare in modo assertivo, appunto per gestire meglio le relazioni, implica come tutte le cose nuove che facciamo, uscire dalla nostra zona di comfort. Implica fare delle cose che non facevamo, che non abbiamo mai fatto. E questo ovviamente ci espone a cosa? A quella cosa che ci terrorizza, che è il giudizio altrui. Perché il giudizio altrui ci fa credere che noi poi non rimarremo soli, che noi, il nostro valore personale viene messo in discussione, no? E qui si collega comunque, possiamo già collegarci, a quello di cui parleremo la prossima volta, come collegarsi con il sé. Se noi fossimo sempre collegati con il nostro sé, e io parlo di sé, parlo grande sé, non sé personale, ciao Emanuela, personale, mentale, egoico, cioè non alla nostra immagine, ma con chi siamo veramente, alla nostra essenza, saremmo forse meno, cioè saremmo molto meno preoccupati, o anzi, non ci preoccuperemmo del giudizio altrui. Perché? Perché noi sappiamo che il giudizio altrui è semplicemente una opinione esterna, è una opinione, è una cosa mentale, è una cosa che non ha niente a che vedere con l'organicità della vita. E che cos'è l'organicità della vita? È quella cosa che arriva dall'essenza, dall'anima, che fa sì che la nostra vita abbia senso. Come dico sempre, spesso, e lo ridico anche stasera, sono dimenticato cosa volevo dire, ci credi? Ecco, quello che dico sempre è che la vita non ha senso perché noi non siamo nei nostri sensi. La mia vita prima del 2002, infatti, non aveva senso. Vivevo una vita insensata, sregolatissima.
bevevo, mi fumavo tantissimo, mi drogavo, ma perché? Perché io non ero nei miei sensi, io ero nella mia testa, nei miei condizionamenti mentali, nei miei giudizi, nei miei pregiudizi, nella negatività. Io non sapevo, non ero connesso col mio corpo, con la mia anima. Adesso è il contrario, adesso sento, ok? Ogni spessissimo, e lo consiglio sempre a tutti, chiediti molto spesso, abituati che questo sia il tuo mantra. Che sia solo una domanda mentale, usa la mente per farti le domande, poi la risposta prenderà il corpo. Come mi sento adesso? Qualsiasi momento della giornata, come mi sento adesso? E poi ascolta il tuo corpo, mi sento bene? E allora guardi cosa sto facendo, cosa sto pensando. E se stai bene, molto probabilmente stai pensando pensieri positivi, provando emozioni positive, continua. Se non stai bene, magari è chiaro, è perché stai pensando qualcosa di negativo, stai dicendo qualcosa di negativo, stai sperimentando una situazione che non ti piace, un lavoro, una relazione che non ti piace. Fatti due domande, capisci? E allora lì la vita inizia a aver senso quando, appunto, quando siamo presenti ai nostri sensi, allora la vita ha senso, ma la vita di tante persone non ha senso proprio perché noi non siamo nei nostri sensi, ok? E noi comunichiamo col nostro sé. Quando è con il sé degli altri, perché comunque noi dobbiamo essere presenti a noi stessi per primo, no? Stare bene, perché se io non sto bene, se io vivo una vita che non ha senso per me, perché non ho messo a posto le mie relazioni o il mio lavoro, tante cose, e sono preoccupato, io non posso essere presente agli altri, no? Come faccio? Tanta gente la vediamo, non vorrebbe, poi magari ha un cuore d'oro, tutte le buone intenzioni del mondo vorrebbero darci l'anima. Ma stanno male, non possono e non possono ascoltarci, non possono aiutarci, o possono farlo per dei lassi di tempo piccoli, ma non c'è neanche nessuno in casa a aiutare loro, capisci? Per quello che è determinante che la nostra vita abbia un senso. E come si fa? Lo dice la parola, usiamo i nostri sensi. La vita è semplice, non andiamo a cercare nelle teorie dei massimi sistemi la soluzione ai problemi. I problemi sono nella testa tanto, e comunque ogni problema è un problema perché ha una soluzione, per cui la testa come crea problemi li può risolvere, per cui tranquilli, anche se sei qualcuno che si fa 3.000 pippe mentali, io ero il re, c'è una soluzione a tutto, perché se la tua mente si fa le pippe mentali, la tua mente è molto brava, molto sgamata, te l'assicuro, a uscirne e a trovare le soluzioni, però c'è un altro modo di vivere, ok? Bypassare, non ascoltare, non farsi le pippe mentali. E come si fa? Si vive di più nel qui ed ora, si vive di più nel sensi, in quello che percepiamo con gli occhi. Guardiamo bene, facciamo attenzione a quello che vediamo. Allenatevi a fare questa cosa già adesso. Io sto guardando l'obiettivo, no? Però adesso in effetti adesso che ci penso lo faccio di più. Invece di focalizzarmi, cioè notare, percepire solo l'obiettivo, io adesso sto percependo tutto quello che vedo nel campo visivo, cioè faccio caso agli alberi, al mare di cui vedo appena appena un pezzo, al cielo, a quello che c'è qui giù. Mi spiego? Ma senza muovere gli occhi. Qui stiamo espandendo la consapevolezza in una maniera enorme. E mentre facciamo questo, cosa facciamo? Scegliamo intenzionalmente, queste sono sempre due parole chiave per vivere bene, scelta intenzionale. Scegliamo intenzionalmente anche, cioè anche una cosa non esclude l'altra, oltre a notare tutto quello che vediamo, anche a fare caso a quello che percepiamo con le orecchie, ma non solo la mia voce, anche altri rumori, anche rumori che prima li avevamo esclusi, metti nel sottofondo. Mentre continuiamo a fare questo, facciamo anche attenzione a quello che percepiamo con il corpo, cioè io per esempio ho il sedere su una pietra che mi fa da seggiolino e sento proprio la terra sotto di me. Faccio caso ai vestiti sulla pelle, fai anche tu caso al divano, alla sedia su cui sei seduto o quello che stai, cioè intanto fai anche caso ai sapori che hai in bocca, ai profumi. Ok, se tu questa cosa la stai facendo bene, ma veramente dando energia, facendo attenzione a tutto quello che percepisci con il corpo, non hai tanto spazio e energia, perché l'energia fisica è finita, non hai più energia per farti le pippe mentali, giusto? Perché normalmente noi o siamo presenti, percepiamo con i sensi, che sono i portali dell'anima, o comunque più portali dell'anima che la mente, oppure noi ci facciamo le storie mentali.
Okay, e siamo tutti un po' abituati nell'Occidente a farci tante storie mentali, siamo stati abituati a usare la testa, pensa, 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 e pensiamo così tanto che non siamo più presenti. Ma per vivere con più presenza è molto semplice. Basta allenarsi, come tutte le cose. Basta fare quello che non facevamo, all'inizio un po' più difficile, poi un po' più facile, finché poi diventa naturale per noi. E ce l'abbiamo fatta. Ma c'è qualcuno che ha scritto qualcosa? Sono contento. Stasera non state scrivendo tanto. Stefania dice: ho una domanda. Ah, buono. Per aiutare qualcuno, anche se non si parla, è meglio essere vicini in presenza o quando ti dicono di essere vicini, ma sempre. Scusa, scusate. Allora, ho una domanda. Per aiutare qualcuno, anche se non si parla, è meglio essere vicini in presenza? O quando ti dicono di essere vicini, ma sono sempre lontani o al telefono, anche se hanno belle parole, anche giuste? Non so se ho capito bene quello che stai dicendo, Stefano. Ciao Stefano. Allora, per aiutare qualcuno, anche se non si parla, ok, è messo vicini. Allora, non importa, la distanza fisica o meno è relativa. Veramente, cioè, è più facile. Ovviamente, se sei con una persona fisicamente, è più facile cosa? È più facile concentrarsi su di lei, comunicare a livello magari emotivo, energetico con lei magari. Ma non è necessario, eh. Tu potresti comunicare non verbalmente, energeticamente con una persona che è dall'altra parte del pianeta, seriamente. Io quando faccio le sedute di Reconnective Healing, la persona potrebbe essere dall'altra parte del mondo e non importa, sia che sia fisicamente con me o no, quello che succede è la stessa cosa. E comunque a livello emotivo anche noi, quello che si chiama entanglement, hanno fatto esperimenti dove è proprio stabilito che due particelle possono essere lontanissime anche come distanza chilometrica e reagiscono istantaneamente proprio perché c'è una realtà, un universo, non lo so bene, io adesso dico così, prendete quello che dico con le pinze perché non sono un esperto, ma una realtà parallela, chiamala, o comunque c'è veramente una dimensione dove lo spazio e il tempo non esiste, dove noi possiamo, comunichiamo istantaneamente e la distanza neanche non esiste. E lo spazio e il tempo sono delle, tra virgolette, delle costruzioni mentali, illusorie, anche se sembrano tanto reali, in questa realtà fisica che viviamo, ma ci sono altre dimensioni che non sono limitate e a livello emotivo, a livello energetico, appunto lo spazio e il tempo non sono un ostacolo. È meglio essere vicini in presenza. O quando ti dicono di essere vicini, ma sono sempre lontani o al telefono, anche se hanno belle parole anche giuste. Ah, forse ho capito. Certo, allora, noi potremmo essere con una persona vicino fisicamente, anche dormire, vivere con quella persona ed essere lontanissimi. E non so voi se vi siete mai trovati in questa situazione, io mi sono trovato, stai non male di più. Quello proprio ti ferisce, ferisce l'anima, perché ti senti, appunto, dici, cavolo, ma siamo fisicamente vicini, ma siamo lontanissimi. Sì, è possibile. Com'è possibile essere lontanissimi fisicamente e sentirsi proprio molto vicini? Addirittura pensi all'altra persona, l'altra persona ti sente, c'è telepatia o una connessione forte, connessione emotiva. Certo, proprio perché, come dicevamo prima, lo spazio e il tempo non esistono a livello emotivo. Oppure, bellissimo, potremmo essere con una persona fisicamente vicini ed essere proprio un'unica cosa. Cioè, è ovvio, se sei fisicamente con una persona e anche emotivamente ed energeticamente, bingo, no? Che bello, quella è proprio la manifestazione fisica di un'unione. Cioè, no? Però sì, la distanza o la vicinanza fisica è relativa e la persona vicino a noi potrebbe magari sviolinarci, dirci delle bellissime cose, ma non la sentiamo, o lei non sente noi, o non ci sentiamo. Ma a vicenda, eh? Qualcun altro aveva scritto qualcos'altro. Elena dice: c'è anche la paura dell'abbandono, rifiuto dopo un no. Eh sì, esatto. Quando diciamo no, la paura dell'abbandono è lì, è forte. Perché diciamo cavolo, diciamo di no, allora l'altra persona ci lascia. Ciao Luisa, ciao, benvenuta. Eh sì. Barbara dice: Luca, ma quando abbiamo paura del giudizio degli altri,
non può dipendere dal fatto che siamo, che stiamo a giudicare, dal fatto che siamo a giudicare noi stessi in modo severo o per mancanza di fiducia? Sì, normalmente esatto, è proprio per quello. Grazie per aver sottolineato questa cosa, per farci riflettere a questa cosa importante. Sì, quando abbiamo paura del giudizio degli altri, esatto, dipende sicuramente anche dal fatto che siamo noi a giudicare noi stessi in modo severo, per mancanza di fiducia. È proprio così, esattamente, perché se noi, quando noi sappiamo che siamo immuni dal giudizio altrui, quando noi non ci giudichiamo più. E normalmente quando noi non ci giudichiamo più, non giudichiamo più neanche gli altri. Ok? Questa è una simmetria molto importante, grazie Barbara, molto importante, determinante. Perché? Ve la spiego. Perché altrimenti ce la raccontiamo. La mente che mente è fantastica. A me la mente piace perché veramente ti può tirare su delle storie che dici: ma come cacchio fai? Cioè, è troppo, troppo forte questa. Vi faccio un esempio. Io parlo tanto di giudizio, del fatto che il giudizio è il seme della sofferenza. Io, per esempio, soffrivo tanto una volta e se devo scremare, poi ovvio, lavori su te stesso, metti a posto le cose a livello sistemico, familiare, fai 3.000 lavori. Una cosa però determinante che aiuta tantissimo è proprio quella di realizzare che i giudizi e i pregiudizi sono il seme della sofferenza. Per cui io una volta ero giudicante al 3.000% e mi creavo proprio dei grandi malesseri. Adesso vivo ma stratosfericamente meglio. E perché? Se dovessi dire cos'è una cosa che non fai più o che fai, beh, non giudico, non mi giudico e non giudico. Ok. Però all'inizio, quando iniziamo a lavorare e notiamo certe cose, possiamo incorrere nello sbaglio che ci sta di pensare che ok, noi non giudichiamo gli altri, però giudichiamo noi. Oppure viceversa, no? Noi non giudichiamo più noi e giudichiamo gli altri. No, in quel caso lì stiamo giudicando ancora il giudizio, cioè noi stiamo giudicando il fatto, giudicando in modo più o meno negativo il fatto che noi possiamo giudicare noi stessi o gli altri. O comunque crediamo ancora, per esempio, giudichiamo in modo negativo il fatto che non dobbiamo giudicarci, allora magari non giudichiamo gli altri, ma giudichiamo noi, o viceversa, mi spiego, però c'è sempre ancora un giudizio, cioè un bias, un qualcosa che ti dice questo è giusto, questo è sbagliato. E questo bias, questo è giusto, questo è sbagliato, fa sì che appunto che noi non ci siamo ancora liberati dal giudizio, come tante persone dicono magari, oh io non mi giudico, o io non giudico, ecco, io non giudico più, però sto male perché mi giudicano gli altri. Ecco, quella è la prova. Se io non, anche se io non giudico, ma mi sto male perché mi giudicano gli altri, vuol dire che magari inconsciamente, questi sono meccanismi mentali molto veloci, molto inconsci, non è che lo facciamo apposta. Noi stiamo giudicando, però il fatto che gli altri stanno giudicando, ok? E diciamo, ecco, loro mi giudicano, io non giudico. O comunque, come dice Barbara, c'è ancora un giudizio latente in noi, cioè ci tocca quello che dicono, perché comunque, come dicono i bambini, sono saggissimi, no? I bambini, e tra l'altro sappiamo che io punto il dito a te, guarda, io punto un dito verso gli altri e tre verso di me. I bambini, infatti, cosa dicono? Chi lo dice lo è 100 volte più di me. In effetti, quelli che giudicano, no, stanno. E perché sicuramente sono loro, stanno dicendo qualcosa di loro, ok? E quando giudicano noi, la cosa è la stessa. Se ad esempio mi dicono: ma tu sei proprio stupido, no? Se a me quello tocca, crea una reazione emotiva, ma va benissimo, semplicemente significa che io magari mi sento un po' stupido, ok? E l'altra persona ha detto una cosa che è viva dentro di me, ha toccato un nervo scoperto, un qualcosa che. Ecco, va benissimo, allora. Chiediamoci perché ci crediamo stupidi, lavoriamo su questa cosa o accettiamo semplicemente il fatto che secondo me è la cosa più veloce e più organica, che sì, a volte noi siamo stupidi, cioè io posso essere stupido, noi possiamo essere spietati, noi possiamo essere egoisti, noi possiamo essere, come dico tantissime volte, in ognuno di noi c'è una cicciolina, in ognuno di noi c'è
una Maria Teresa di Calcutta, in ognuno di noi c'è un Donald Trump, in ognuno di noi c'è Hitler, in ognuno di noi c'è, prendiamo, no, qualsiasi personalità con una caratteristica personale prominente, in noi ci sono tutte. Ecco, quando, non è difficile, basta, ma neanche accettare, riconoscere, perché l'accettare, non con l'accetta, cioè l'accettare, riconoscere le cose come sono è alla base dell'amore incondizionato, cioè del vivere bene e di riconoscere che noi non siamo diversi da nessuno, siamo tutti belli, tutti speciali, ma siamo tutti uguali. Anche noi abbiamo tutte quelle caratteristiche che proiettiamo fuori, di cui noi pensiamo non siamo capaci di, ma io ve l'assicuro che lo siamo capaci. E ve lo dice uno che ne ha indossati di vestiti. Mi spiego? Per cui sì, grazie Barbara. Se una cosa, ma la prova del 9 è questa, ragazzi, poi possiamo raccontarcela, ma quando succede un qualcosa che ci destabilizza emotivamente, cioè ci fa arrabbiare, e non è magari una cosa diretta proprio a noi, ma anche se diretta a noi, e ci parte l'embolo, è un qualcosa, è un campanello d'allarme. Quella cosa è ci sta dicendo, questo, reazione emotiva negativa, ci sta dicendo che c'è un qualcosa in noi che a cui potremmo dare attenzione. Ok? Una cosa che non abbiamo messo a posto, che giudichiamo ancora, perché noi non la giudicassimo più, se fossimo a posto, noi saremmo tranquilli, saremmo in uno stato di pace. Diremmo, ok, riconosceremmo che, ok, quella persona mi giudica, mi vede così, magari chiederemo, ok, mi dispiace. Cos'è che ho fatto? Capisco, spiegami perché. E quella sarebbe proprio una comunicazione assertiva, no? Amorevole, dice, ok, spiegami perché, mi dispiace, spiegami perché mi reputi così, mi giudichi così, ti chiedo scusa e poi magari capisco anche di più di me. Ma capiremmo, se noi non prendiamo la sul personale, vuol dire che per noi siamo tranquilli e siamo anche consapevoli, perché comunque quando una persona ci giudica ed è arrabbiata, come si ricollega a quello che abbiamo detto all'inizio? È perché quella persona ha interpretato in qualche modo quello che noi abbiamo fatto. È ovvio, non è solo sua la responsabilità, perché in effetti io magari mi sono comportato in un modo sgarbato, facciamo attenzione, qui non esageriamo, però l'arrabbiatura o comunque il giudizio dell'altra persona verso di me, se è un giudizio, un attacco personale, è una cosa sua. Quella persona mi sta dicendo che è una persona che ha una mentalità che giudica. Poi è diverso il fatto che io possa averle fatto male, ma tornando appunto alla comunicazione assertiva, un conto è che una persona mi dica: Luca, quando ti sei comportato così, io mi sono sentito offeso perché ho interpretato quello che hai detto in un certo modo. Ok, questa è una cosa. Un'altra cosa è sentirsi dire: Luca, sei un cretino. Per non dire qualcos'altro, hai capito? O sei un pezzo di ta-ta-ta, capisci? Lei che è ovvio che dici, oh. Poi se sei tranquillo vuoi dire, ok, sono così, mi fa piacere, ma mi spiego. Ante dice, perché è importante ascoltare. E ascoltare è determinante proprio. Sapete che tante volte, quando noi ascoltiamo veramente, abbiamo già fatto tutto quello che l'altra persona vorrebbe che noi facessimo. Ripeto, quando noi sappiamo ascoltare, ma veramente ascoltare senza parlare sopra, ma anche mentalmente, perché se qualcuno sta parlando e noi non stiamo in silenzio, stiamo pensando, quella persona, ripeto, a livello vibrazionale, energetico, lo sente, magari non è consapevole, co non è conscia consapevolmente, ma lo sente. Se noi invece creiamo uno spazio. Di quiete, di silenzio. Cosa succede? Succede una cosa magica. Noi facciamo, ne riparleremo poi se mi ricordo, se non ricordatemi. Noi creiamo lo spazio vibrazionale per cui diamo possibilità alla persona di connettersi con il proprio sé grande. Perché noi abbiamo tolto le interferenze, non abbiamo le nostre interferenze mentali. Siamo magari la prima persona che dà l'opportunità all'altro di far sì che vengano ricevute le sue parole, le sue emozioni. Perché vi dico cosa, quando gli altri vogliono comunicare qualcosa, soprattutto se vogliono liberarsi, aprirsi, vogliono liberarsi di qualcosa, ma deve esserci un contenitore
per ricevere le loro informazioni, le loro parole, le loro emozioni. Se noi non siamo presenti, e tante persone purtroppo comunicano così, ma non comunicano, cioè gli altri mi parlano, io una volta ero così, stressato, penso, magari non ascolto, non ascolto, penso cosa devo dire, le loro energie, non c'è lo spazio perché loro tirino fuori e si liberano di quello che vogliono dire perché io c'ho un muro. Se io creo lo spazio, divento il contenitore, ok? Il contenitore sicuro, the safe container in inglese si dice, il contenitore, sì, sicuro, ok? Di fiducia, loro possono far uscire questa energia, queste parole, e noi le riceviamo e loro si sentono, oh, si sentono già alleviati, già solo facendo quello. E poi cosa succede? Che loro poi hanno, perché si sono svuotati di tutta questa cosa che avevano, si apre in loro lo spazio per cui la comunicazione con loro sé più alto, alla comunicazione animica, una ispirazione, la soluzione del problema arrivi. In effetti, vi dico una cosa che è fantastica, che più vai avanti, lavori con la persona, più ti accorgi. Un bravo professionista è quello che fa pochissimo, perché è quello che è consapevole che se la persona ha il problema, è la persona stessa che ha creato il problema o lo percepisce, ma la soluzione è sua, ce l'ha lei, non ce l'ho io. Io potrei dargli il mio parere, il mio consiglio, ma certo. Ma se io creo uno spazio di presenza tale, tante volte non c'è neanche bisogno che io apra bocca, o comunque quell'80% io ascolto, l'altro metabolizza, papà. Io magari dico quelle due o tre cose che sono chiave, e l'altra persona parte. Spero di essermi spiegato. Questa è l'importanza e la potenza della presenza. Anna Maria dice: vorrei trovare una. Elisa, vorrei trovare una Moana Pozzi dentro di me. Sono molto chiusa io. Bella, bella. Prova a aprirti. Capito? Prova a aprirti, vedi cosa. Ciao Barbara. Luisa dice: Luca, grazie per tutti questi esempi. Quando noi ci sentiamo vibrare dentro di noi, ho capito che il problema non è mio, ma dell'altra persona che dice. Quando noi ci sentiamo vibrare dentro di noi, ho capito che il problema non è mio, ma dell'altra persona che dice. Sì, non so, non ho capito, ho capito e non ho capito, ho letto, non so cosa ti riferisci esattamente, però allora io dicevo se cosa intendi per vibrare dentro? Perché io dicevo che quando noi ci sentiamo, però sì, ho capito, tu dici vibrare, allora se noi ci alteriamo emotivamente, cioè ci arrabbiamo. Per quello che dicono gli altri, ma il problema è nostro. Però tu forse intendi qualcos'altro, tu intendi vibrare dentro. Cioè, se tu, se l'altra persona ti dice qualcosa, tu stai vibrando, centrata, ok? Ovviamente. Che se tu, se l'altra persona, sì, una persona potrebbe inveire contro di noi, potrebbe giudicarci, potrebbe essere arrabbiata. Se noi, certo, se noi siamo presenti, stiamo vibrando consoni con la nostra essenza, e sì, esattamente, in quel caso lì. Il problema è dell'altra persona ed è ovvio. Sì, assolutamente. Assolutamente. Giovanna dice: ascoltare, sì, certo, ma quando si fa da una vita e l'ascolto è sempre a senso unico, non credo sia giusto. Sicuramente non è bello, no, no. Certo, se di là non c'è ascolto assoluto, non è una cosa tanto equilibrata, no, assolutamente no. Condivido. Nadia dice: vero. Anche io sto cercando sempre di più, scusa, vero, anche io sto capendo sempre di più che tante parole sono inutili. Ognuno parla perché vuole essere ascoltato, sì, e noto che raramente vengono ascoltate le risposte. Esatto. È più un'esigenza, sì, di tirar fuori qualcosa, sapendo che hai davanti qualcuno che ti ascolta. Più che un vero e proprio dialogo, esattamente. La maggior parte delle parole dette vengono filtrate, ovviamente in base ai filtri dell'interlocutore, per cui non arrivano nemmeno con il senso che rendiamo, che intendiamo noi, oltre al fatto che una buona parte di quello che diciamo viene dimenticato. Touché. Assolutamente, Nadia, è proprio così. Hai articolato perfettamente questa cosa. Sì.
grazie. Emanuele dice, anche a me succede quasi sempre a senso unico, ma lo si fa per se stessi, per il nostro star bene, per essere comunque sempre positivi e stare in pace e per emanare energie positive e buone. Grazie Emanuela per averci fatto riflettere su questa cosa. Sì, e mi ricordi un qualcosa, un commento o una domanda che aveva fatto qualcuno di cui poi non avevamo fatto la diretta, la voglio accennare solo velocemente. Era qualcuno che diceva, un po' si ricollega a questa cosa, diceva, ma perché ci sono persone che, pur incontrando persone sgarbate, antipatiche, insomma, che fanno star male, loro sono sempre misericordiose, calme, perdonanti e tutto un po'? Come dice Manuela, perché noi lo facciamo per noi stessi, eh? Noi lo facciamo per noi stessi. Poi che noi, quello che facciamo noi ha un riscontro positivo, è bellissimo. Se non ce l'ha, amen, perché con certe persone in effetti magari non recepiscono, non sono pronte, ma noi lo facciamo per noi, prima di tutto, perché se noi ascoltiamo e amiamo, ok, sappiamo già che comunque alla fine, ragazzi, torna tutto con gli interessi, rendo l'idea, magari non dalla fonte alla quale abbiamo dato, ma da qualche parte arriva. Francesca dice, allora, alle volte bisogna stare attenti a diventare dei contenitori per gli altri. Secondo me va sempre fatta una verifica di quanto la persona più disagio sull'altro a tutti i costi. Mi riferisco al fatto che non tutte le persone comprendono la disponibilità di ascolto. Sì, questo è anche vero, grazie Francesca, condivido. Bisogna anche saper discernere. È vero, è vero. E anche questo è un'abilità che sviluppiamo con la presenza. Con la presenza, sì, e con essere connegati con il nostro sé grande e con il nostro intuito, assolutamente. È importante stare attenti e saper discernere, perché in effetti, se no, tante persone, in effetti, è un po' come anche lì scegli, dici, sprechi delle energie e del tempo in modo, le sprechi, cioè perché potresti veramente concentrarti con persone che apprezzano, è vero. Penso che intendi quello, Francesca. Anto dice, ormai l'ascolto è diventato un sentire e la differenza è enorme. Esattamente, sì, è proprio così, purtroppo. Elena dice, scusa, ma se mi viene detta una cosa non vera con tono accusatorio, è logico che io mi incazzi e non è certo il mio problema. Certo, Elena, no, ti capisco, ovviamente, quando uno ti dice una cosa, qualcuno ti aggredisce, ok, ma ci sta, assolutamente. Però in effetti poi, scusate, mi sbottono, puoi incazzarti sul momento, però appunto non la fai tua. E magari a volte con certe persone quell'incazzatura ci vuole. Cioè, per esempio, con le persone che sono un po' bully, un po' dominatrici, no? Ci vuole. Alla persona, al bullo, è veramente importante riuscire a dire, ecco, in modo assertivo, magari non giudicante e aggressivo, ma dire in modo fermo, no, guarda, adesso mi hai rotto, ok, le scatole. E io questa cosa non la tollero più, io quel linguaggio, quell'attitudine non la tollero più. E certo, grazie Elena per sottolineare questa cosa, certo, non significa essere zerbini e no, anzi, tante volte è meglio proprio dire mettere le persone al posto loro, dire guarda che con me quella dinamica, quel gioco lì non lo puoi giocare, assolutamente, sì. E quella è anche una dimostrazione appunto di amore nei nostri confronti, anche nei loro, dire, perché se no. Diamo appunto la licenza perché continuino a vivere in modo disfunzionale. Sì, grazie. Anna dice: a volte però ci si costruisce un ruolo su questa capacità di ascoltare. Ecco, Francesca mi ha preceduto. Sì, è vero, sì, è vero. Se magari quello che ascolta sempre vai, ti fanno dei pipponi che non finiscono più, magari a volte. Elena dice: a me è successa una cosa simile poco tempo fa. Sono stata aggredita verbalmente in modo inaspettato. Di solito io ho una comunicazione assertiva, ma quella volta d'istinto sono andata sulla difensiva per un istante. La persona poi ha continuato ad inveire contro di me senza senso. Ho iniziato ad usare comunque una comunicazione assertiva, mentre lei continuava. Ui, scusate. Mentre lei. Mentre lei continuava ad aggredire tutti, considerando che lo fa anche con altre persone ed è una parente stretta, secondo te cosa sarebbe utile fare per non escludere me al contempo, proteggere me stessa? No, per non escluderla, ma al contempo proteggere me stessa, visto che lei spesso agisce così?
dirglielo, apertamente dirglielo, o aspettare quando ripropone questo comportamento e dirgli tranquillamente: guarda, senti, questo, come parli in questo modo o quando ti comporti così, a me proprio non piace, perché io lo interpreto come poco rispettoso, poco simpatico, okay? E gli dici col cuore in mano, però assertivamente quello che pensi e basta. Io farei così, capisci? Però l'intenzione è quella di aprirti, di chiarire una cosa senza giudicarla. Sì. Tamara dice: quando è giusto imporsi, ci si deve imporre. Sì, sempre in modo garbato. A volte ci riesco e a volte vedo che i risultati poi mi tornano dalle persone. Sì, guardate, secondo me l'onestà, l'apertura e la delicatezza, se riusciamo, la gentilezza e l'assertività danno sempre buoni frutti. Magari non subito, ma poi sicuramente. Per ora si è allontanata e si è chiusa. È ok. Se è una persona a cui tu vuoi bene, chiamala, dici: senti, mi dispiace che ti sei allontanata, ti sei chiusa. Io, magari, che ne so, dici: io ti voglio bene, però ci sono i tuoi comportamenti che non mi piacciono. Voglio solo chiarirmi su questa cosa. Non vedo perché no. Ragazzi, adesso ci dobbiamo salutare. Maria dice: ma anche la persona che aggredisce lo fa perché è debole e ha paura. Assolutamente sì, Maria, grazie. Sì. Tenere sempre un occhio di riguardo al fatto che, certo, la persona aggressiva è una persona che ha paura, per cui una persona per cui, verso la quale essere empatici è importante. Infatti, un'altra caratteristica del comunicare bene è proprio anche l'empatia, essere empatici, assolutamente. Che io la vedo molto come l'ascolto, però sì, ascolto, un ascolto empatico, cioè un ascolto, siamo sempre lì, non giudicante. Un ascolto che si chiede: ma cosa c'è dietro queste parole? Cosa c'è dietro questa aggressività? E questo ci permette di ammorbidirci energeticamente, di non contrastare l'altra persona. Ragazzi, abbiamo l'ora è volata. Adesso vado, anche perché ho la batteria del telefono che mi ha già detto che è quasi andata. Grazie, grazie, grazie. Mi sembra di essere qua da 5 minuti. Vi voglio bene, vi auguro una buona domenica, ci vediamo tra 2 settimane e parleremo della comunicazione con il sé. Ciao a tutti, ciao, ciao Anto, grazie, ciao.